Grazie, grazie davvero. Soprattutto ringrazio l'Emilia Romagna, ma tutto l'Ausir di Ravenna e della zona di Faenza, perché questa decisione che avete preso nel 2019, io ero presente, di mettere insieme le due realtà. Ho gradito molto il vostro invito. Speravo di riuscire a venire in presenza, mi sarebbe molto, molto davvero piaciuto, ma purtroppo gli impegni del congresso sono veramente ogni giorno abbiamo un territorio diverso. Io poi, come voi sapete, sono presidente della Lombardia, quindi tra i miei congressi e quelli un po' nazionali, davvero il tempo è tiranno, non ce la facciamo. Io ringrazierei tutti i presenti perché, insomma, essere qui in questa fase con queste difficoltà è sicuramente una grande fatica e grandi preoccupazioni, ma soprattutto ringraziare i volontari perché credo che i volontari hanno svolto, l'avete detto tutti, io lo voglio solo ribadire perché mi sembra giusto farlo. Hanno svolto un lavoro straordinario, l'hanno svolto per Ause, l'hanno svolto per la collettività, per le comunità, per le persone alle quali, che conoscono, le persone del quartiere, le persone che incontrano. E quindi Ause è stata un punto di riferimento e di vicinanza per le persone della tua comunità, del luogo in cui vivi, del luogo in cui operi. E quindi un grazie di cuore a tutte le volontarie e a tutti i volontari. Un lavoro davvero importante che ci fa dire che il volontariato, i volontari e le volontarie sono il nostro capitale sociale. Io partirei proprio da qui. Un grande capitale che non dobbiamo disperdere, dobbiamo sostenere, dobbiamo promuovere, dobbiamo allargare con anche campagne per ricercare volontari, ma soprattutto anche metterli nelle condizioni di esprimere al meglio quelle che sono le loro capacità, le loro possibilità, le esperienze che hanno avuto magari nella vita precedente quando lavoravano e che possono ancora mettere a disposizione delle persone. Quindi, davvero un grazie di cuore. Poi arrivo alla relazione di Mirella Rossi. Ho fatto tanti congressi, Mirella, ne ho fatti davvero tanti in passato ed ora. Ma la tua relazione è stata veramente, diciamo, un compendio di quello che fa Hauser, di quello che è la politica oggi, di quali sono le prospettive, di come impostare il nostro lavoro per il futuro. Quindi una relazione completa, ma una relazione che aveva un'anima. E a me piace dirtelo perché le cose le diciamo, le riprendiamo tutti, è importante ripeterle. Ma bisogna un po' anche emozionare e da lì, dalla tua relazione, si comprende fino in fondo che tu queste cose le hai vissute e che tutto il lavoro che avete fatto l'avete interiorizzato e siete capaci di trasmetterlo agli altri. Ecco, di raccontare, di trasmettere emozioni, scelte e anche quelle sensazioni che ci aiutano a capire quanto è importante oggi più che mai fare dell'attività di volontariato. Perché vi dico questo? Ed è anche il motivo per il quale non sono riuscita a venire oggi da voi a Ravenna. Perché domani mattina Hauser Lombardia presenta una ricerca che abbiamo fatto con l'Istituto Carlo Besta di Milano, che è un istituto, un IRCCS, un istituto di cure e di ricerca, e si occupa delle malattie neurologiche. È una struttura importante sia a livello italiano che a livello europeo, è davvero un'eccellenza italiana. E il fatto che, come succede anche da voi, no? Con l'ospedale Maggiore a Bologna, piuttosto che Rizzoli, altri ospedali che cercano Hauser, siamo molto ricercati dalle istituzioni sanitarie, sia quando fanno ricerca che quando invece si occupano della cura e quindi hanno bisogno della nostra presenza. Quindi un rapporto molto stretto di Hauser sia con gli istituti appunto sanitari ma anche quelli di ricerca a partire anche dalle università. Da anni Hauser viene chiamata perché partecipi alle ricerche che le università vogliono fare perché noi siamo una rappresentanza numerica, una coorte significativa
di persone che hanno dai 65 in avanti, e quindi quando hanno bisogno di fare ricerca, di indagare su questa età, su queste, questa fase della vita così importante e soprattutto così anche a rischio e in difficoltà, e abbiamo visto cosa è successo e come siamo stati, tra virgolette, trattati durante la pandemia. Io parlo perché in Lombardia forse è stata la regione più toccata da questa situazione, è stato credo anche una situazione talmente grave che a volte viene difficile perfino raccontarla, perché i morti nelle RSA abbandonati e soli e senza poi aver avuto nessuna possibilità di incontrare i propri parenti, ma poi sapere che la tua tuo padre, tua madre è deceduta e lo sai dopo un tempo lunghissimo, quindi è stata davvero una situazione inimmaginabile, tragica e violenta soprattutto, che ha segnato un'intera regione. E dicevo, questa ricerca che abbiamo fatto l'abbiamo fatta proprio sull'invecchiamento attivo, e vi dico un risultato solo, non sto a parlarvi a lungo perché poi i dati ve li racconteremo, vi manderemo la documentazione, ma quello che emerge da questa ricerca, sono stati intervistati 500 volontari, 518 volontari, quindi l'abbiamo fatta sui volontari di Hauser della Lombardia. Le risultanze di questa ricerca ci dicono che fare attività di volontariato è un determinante per la salute delle persone, e quindi che le attività di Hauser, proprio perché svolgono un'attività nel territorio, nella prossimità delle abitazioni, e hanno la capacità di tessere relazioni con le persone anziane sole, e avvicinarle all'attività di volontariato, quindi non essere soltanto utenti ma anche persone che danno del tempo per svolgere l'attività di volontariato, è una certezza che c'è un invecchiamento in buona salute. Quindi invecchiare bene, con una vita che degna di essere vissuta, lo si può certificare ed avere la certezza che se va a volontariato la tua vita sarà in salute. E questo è un elemento, guardate, estremamente importante, perché ci dice che fare volontariato, stare in mezzo alle persone, occuparsi degli altri, quindi dare del tempo per il bene comune, per l'interesse delle persone che stanno vicino a noi, è un determinante di salute. E questo parla di questo, e parla dei luoghi dove le persone vivono, e quindi dell'importanza di collegare la persona, ma anche il luogo dove la persona vive, e quindi tutto il tema della casa, tutto il tema degli ambienti intorno alla casa, i giardini, le strade, la mobilità, tutto quello che rende la vita un momento importante nonostante appunto l'età che avanza. Ecco, questa ricerca è stata tra l'altro ripresa, e questo è un altro elemento importante, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, in un documento importante che è stato pubblicato, dove dà le indicazioni per i prossimi 10 anni, e quindi dà delle indicazioni importanti soprattutto sull'invecchiamento attivo, cita Hauser, non Hauser Lombardia, cita Hauser come associazione da osservare, da guardare con molta attenzione, perché le buone pratiche di Hauser, cioè tutte le attività che noi svolgiamo, sono indicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come buone pratiche per sostenere l'invecchiamento attivo delle persone e mantenerle in salute. Ecco, io credo che, e qui mi collego col ragionamento e la proposta che voi avete fatto, che sicuramente io porterò alla Presidenza nazionale, per dire appunto che la richiesta che voi avete avanzato qui, che è quella di avere un riconoscimento, che il volontariato venga riconosciuto come patrimonio immateriale dell'umanità, ma proprio per il valore intrinseco che ha nell'aiutare le persone per il bene comune, per gli interessi delle comunità, io credo sia da sostenere. Non sarà facile, come non nulla è mai facile, però io credo che questa richiesta,
con quello che ho appena detto, quando un'organizzazione così importante con l'OMS cita Hauser, vuol dire che siamo sulla strada giusta, che abbiamo fatto delle scelte organizzative, strutturali, di attività che vanno nel senso del futuro, ma in un futuro che vede la presenza di persone in buona salute, a partire dai propri volontari e dalle persone che noi aiutiamo, sapendo che appunto non è un'impresa facile ed è una situazione che vede il nostro impegno quotidiano e soprattutto non solo di attività, lo diceva la Presidente nella sua relazione, ma noi abbiamo bisogno anche di riflettere, di analizzare, di creare teoria rispetto alle cose che facciamo. Le dobbiamo teorizzare perché devono diventare punto di riferimento per gli altri. E questa è un'occasione importante, quindi quella di dire che le cose che facciamo sono utili alle nostre comunità. Mi permetto di inserirmi un po' nel dibattito della tavola rotonda, mi è piaciuta molto perché la cosa che stiamo dicendo è che Hauser deve interloquire con le istituzioni, a partire dalla regione e a livello nazionale col governo e con tutte quelle che sono le associazioni e le organizzazioni a livello nazionale, ma poi a cascata alla regione e soprattutto con gli enti locali e le strutture appunto che si occupano di sanità. E parto proprio un po' da questa valutazione che noi abbiamo in questi anni sperimentato molto. L'Emilia-Romagna sicuramente è una regione che ha avuto, lo diceva la vostra vicepresidente Elly Schneider, che tantissimi progetti, sperimentazioni, lavoro, buone pratiche, diffusissimo è questo lavoro. Poi però, finito il finanziamento, tutto si ferma. E allora il tema, a mio modo di vedere, che dobbiamo sollevare con le istituzioni, e io credo che sia per noi un imperativo, è che dobbiamo fermarci un momento. Vanno bene le sperimentazioni, va tutto bene, ma poi bisogna fermarsi e dire se hanno portato risultati di successo, se hanno centrato l'obiettivo, se hanno cambiato la condizione delle persone, se hanno cambiato la condizione della comunità, del quartiere, della scuola, del luogo dove noi abbiamo sperimentato e agito con quel progetto. Perché se non facciamo così, non ci abituiamo e obblighiamo la politica a fermarsi un momento e dire un momento, che cosa serve? Quali sono le buone pratiche che hanno davvero dato dei risultati positivi? E allora su lì investiamo. Per quello che fatico anche io a capire, ad esempio, le indicazioni che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato a noi. Ha detto che noi siamo, guardate, anche questo è un concetto, sono concetti abbastanza complessi, che ho fatto anche fatica. A parte scritti in inglese, quindi il mio inglese lascia molto a desiderare, però ci dice che noi siamo moltiplicatori dei benefici che le nostre attività svolgono nel territorio e quindi ci dà come l'essere capaci di diventare disseminatori di buone pratiche. Ci dice che le persone anziane che appunto noi incontriamo, con le quali noi lavoriamo, sono davvero un punto di riferimento importante per la comunità. E lì fa tutta una serie di valutazioni e di indicazioni. Ma allora il tema è quello di fare un cambio proprio di paradigma. Nei paesi anglosassoni c'è l'abitudine di sperimentare sulla base della sperimentazione, appunto delle buone pratiche, poi si tirano le somme e le leggi, le regole, le indicazioni vengono poi date sulla base delle risultanze di queste buone pratiche. Da noi la politica decide, passatemi il termine, nelle segrete stanze, decide a tavolino, non c'è la decisione di fare una legge sulla base oppure scegliere degli indirizzi, delle indicazioni strategiche nel territorio, sulla base delle risultanze delle vari progetti, delle varie attività che noi e le altre associazioni ovviamente abbiamo svolto. Allora non c'è cultura della valutazione, la valutazione dei risultati, dei successi, anche degli insuccessi, perché ci sta, pensavamo una cosa e non l'abbiamo raggiunta. Per questo si fanno le sperimentazioni, se no saremmo davvero
persone capaci di fare davvero un po' tutto. Non è così. E allora oggi abbiamo la possibilità di cambiare davvero un po' queste regole, questo modo di ragionare, il modo di interloquire con la pubblica amministrazione, con i comuni. Abbiamo uno strumento nuovo, lo citava sicuramente Mirella nella sua relazione. Abbiamo l'articolo 55, la coprogrammazione e la coprogettazione. Ecco. Io, la mia paura, è quella che questo strumento così importante sta in una legge, quindi una legge dello Stato, consolidata anche da una sentenza di Stato. Quindi non c'è solo un articolo di legge, ma anche la sentenza di Stato chiarisce mirabilmente e credo anche in maniera molto diffusa e importante il significato di questo articolo. Allora, io credo che noi dobbiamo educarci e prepararci, già l'abbiamo fatto corsi di formazione, ci siamo preparati a questo appuntamento e credo anche ANCI l'abbia fatto per i propri comuni, ma ancora non stiamo sperimentando cosa significa incontrare l'amministrazione locale, il territorio, sederci a un tavolo insieme alle altre associazioni e anche qui non saranno tutte. Io ho quella preoccupazione di avere vicino a noi, al tavolo con noi, associazioni che sono cosiddette spurie, che non hanno la storia che abbiamo noi, che non hanno la presenza nel territorio che abbiamo noi, ma questo non sarà più possibile perché l'iscrizione al RUNS nazionale porterà anche qui a una, diciamo così, una diminuzione delle associazioni che potranno sedersi ai tavoli e a confrontarsi. Se da un lato questo sarà un impoverimento della ricchezza del mondo del volontariato, che noi dovremmo saper cogliere e anche aiutare, quelle piccole associazioni importanti, però da un lato ci libera anche di tutte quelle associazioni che tali non sono, che nascondono il lucro con il titolo di associazione di volontariato. Ecco, allora lì dovremmo cominciare a capire come costruiamo le reti. Le reti sono importanti perché vuol dire che il mondo del volontariato si interroga, collabora, si confronta, costruisce insieme indirizzi e tematiche, si siede al tavolo con la pubblica amministrazione per definire quali sono gli obiettivi fondamentali di quel territorio, quali sono i bisogni di quel territorio, quali sono le urgenze, le priorità. Ecco, io credo che questo sarà un po' il nostro compito, sarà quello di analizzare la conoscenza che noi abbiamo, perché siamo sentinelle, siamo presenti sul territorio, facciamo un lavoro molto importante nel territorio, quindi potremmo raccontare e rendere partecipi le altre associazioni, ma anche la pubblica amministrazione, dei bisogni fondamentali, sia quelli primari, ma anche non solo quelli primari. Un esempio, vi faccio un esempio banale. Ieri ero a un congresso in una zona di montagna dove le cose sono sempre più complicate e mi dicevano che le persone anziane storicamente erano abituate a mangiare magari sulla porta di casa, no? Dialogando con l'anziana che abitava nella casa di fronte. Oggi questo da anni non è più possibile. Ma la solitudine degli anziani che mangiano a casa da soli, l'anziano solo a casa, mangia male perché la convivialità, lo stare insieme, la relazione è l'elemento fondamentale per una corretta alimentazione. Ma se uno non ha voglia di cucinare, non ha chi, a cui pensare, no? Un parente a cui cucinare, un amico, e allora se ne sta solo in casa. Allora abbiamo visto delle nostre Hauser, ma non solo anche nostre Hauser, anche altri luoghi deputati, aperti a mezzogiorno, alle 11:30, invitando le persone ad arrivare con il loro sacchettino e poi mangiare insieme, consumare il pranzo insieme. È una banalità, guardate. E però quando parliamo di relazioni significative tra persone anziane, partiamo dalle cose semplici, ci vogliono i luoghi, ci vogliono gli spazi e delle associazioni che organizzano, perché bisogna aprire, bisogna chiudere, bisogna pulire, bisogna sistemare, bisogna accogliere. Ecco, io credo che Hauser possa insegnare molto al resto della comunità e delle amministrazioni che cosa significa accogliere, curare,
occuparsi degli altri, occuparsi delle persone anziane sole, delle persone malate, e come queste persone hanno un bisogno estremo di stare insieme agli altri. Sempre la ricerca ci dice che una persona, per avere la certezza di essere curata, accudita, non dalla rete parentale, quindi dai figli e dalle nuore, da chi insomma convive o vive vicino alla persona anziana o lontano, perché molti ormai figli all'estero, situazioni difficili di anziani soli, deve contare almeno su 5 persone, ma che non devono essere figure parentali. Oltre alle figure parentali, un anziano deve avere almeno 5 persone sulle quali contare per poter essere tranquillo e sereno rispetto alle proprie condizioni. Allora il giochino che abbiamo fatto è quello di chiederci tutti noi se però in 2 minuti io riesco a scrivere 5 persone che posso dire al mio medico di base o alla struttura con la quale io avrò relazioni in caso di bisogno, a chi si può rivolgere. E trovarne 5, guardate, non è facile. L'abbiamo visto, molti dicevano arrivavano a malapena a 3. E quindi questo vuol dire che le nostre relazioni sono fragili, sono scarse. Allora bisogna lavorare molto nella relazione, che è stata in questa fase di lockdown sicuramente interrotta, sicuramente non abbiamo potuto svolgerla, e quindi adesso abbiamo una fase complessa di fronte a noi, perché dobbiamo riprendere tutto quel lavoro che abbiamo fatto. E guardate, lo diceva all'inizio la vostra presidente, la telefonia è uno strumento straordinario. Noi forse un pochino l'abbiamo, non dico accantonata, perché durante il lockdown è stata davvero la chiave di volta per risolvere i tanti problemi, non solo per noi, ma per intere comunità. La telefonia sociale è davvero uno strumento straordinario. Io credo che come Hauser lo faremo al congresso, una riflessione su come la possiamo rilanciare, modernare, come possiamo introdurre elementi di novità come la videotelefonia. Perché parlare al telefono con una persona e poterla allo stesso tempo vedere è un'altra cosa, perché le persone si aspettano la telefonata, si sistemano, si vestono, si preparano, vanno magari anche, chiedono di andare dal parrucchiere, perché essere visti vuol dire mettere in gioco la propria personalità, il proprio io, quindi l'identità della persona. Ecco, io credo che noi abbiamo avuto grandissime intuizioni, grandi capacità di lavoro. Dobbiamo però da un lato lavorare di più e meglio nel rapporto con la pubblica amministrazione, perché poi le polis toccano a loro. Noi possiamo, diciamo così, raccontare, promuovere, possiamo sostenere, possiamo indicare, possiamo svolgere un ruolo enorme, ma poi le scelte politiche le devono fare chi svolge questo ruolo. Con il sostegno del terzo settore, sì. I dati che ci abbiamo letto, che abbiamo visto, sono dati straordinari, dati importanti. Il terzo settore può davvero fare la differenza nell'applicazione di una riforma, di una legge, a un sostegno delle cose che devono cambiare, anche nella sanità. Lo diceva il sindaco, lo dicevano un po' tutti, se non ci fosse stato il terzo settore nel momento del bisogno, chi avrebbe portato i pasti, chi avrebbe portato i farmaci, chi avrebbe accompagnato le persone a fare il vaccino, chi avrebbe organizzato hub, garantito l'entrata e l'uscita, garantito tantissime cose, e insieme alla compagnia, insieme a stare vicino alle persone sole. Ecco, quindi abbiamo un congresso che darà una svolta, ci darà degli input, perché le cose che facciamo così importanti le abbiamo ben chiare, le definiremo meglio e cominceremo a delineare anche quali saranno i cambiamenti per il futuro, che sono a portata di mano, perché le nuove tecnologie ci danno degli input importanti. E quindi io credo che usciremo da questo congresso con la certezza e la forza di aver fatto delle cose importanti, di aver mirato a politiche e a pratiche giuste e averle rappresentate e averle gestite ed essere stati quello che noi tutti i giorni diciamo di essere. Ma guardare il futuro io credo che sia per noi un obbligo, perché abbiamo chiaro cosa serve, cosa di cui c'è bisogno, di cui la società ha bisogno, di cui le comunità hanno bisogno. Ecco, quindi è un dovere raccontarlo, esprimerlo, studiarlo. Abbiamo competenze,
Sì, tante competenze, perché molti dei volontari che sono arrivati, soprattutto in questi ultimi anni, arrivano dalle esperienze più disparate e su queste competenze costruiremo anche il progetto di futuro. Ecco, l'AUSER è una grande associazione, io ho una, così, credo di aver imparato tanto stando in AUSER, nonostante ci sia arrivata 8 anni fa, 10 anni ormai, visto il lockdown che abbiamo. E però è una storia che segna le persone, le migliora, le aiuta, come dice appunto questa nostra ricerca, le mantiene in salute. Certo, gli acciacchi ci sono, non possiamo nascondercelo, perché l'avanzamento dell'età porta inevitabilmente, ma un conto è governarli, gestirli, essere consapevoli di averli, avere questa rete che ci aiutano, perché stare appunto in una rete aiuta. E questo è un po' il messaggio, fare volontariato fa bene anche alla salute. Io con questo vi saluto e vi ringrazio, vedo che l'orario è veramente un po' oltre a quello che avevate, indicato, e quindi grazie davvero di cuore dell'invito e grazie a voi per le cose che avete detto e che io ho registrato diligentemente che porteremo alla Presidenza nazionale. Grazie.